ragazzi, bentornati al canale. Oggi andiamo a vedere finalmente una cosa che mi avete chiesto in 450 fantamiliardi di persone: di farvi vedere esattamente come prendervi cura di un trattamento nanoceramico o un trattamento nanotecnologico che può essere anche un sigillante. I trattamenti nanoceramici sono quelli di cui andremo a parlare nello specifico oggi, perché quest'auto, come vedete, è un'auto splendente, non molto splendente in questo momento esatto, perché la macchina è sporca, ma è una macchina di un mio amico che l'anno scorso è venuto qui per fare un trattamento di detailing con una lucidatura a pippo durissimo e una stesura di due nanoceramici, in questo caso di due Labo Cosmetica STC HPC. Questa macchina ha fatto il trattamento più di un anno fa, ha già fatto più di 20.000 km ed è arrivato il momento per fare una manutenzione. Questo tipo di manutenzione che andremo a vedere oggi è la manutenzione assolutamente di base. Non sono quelle manutenzioni che richiedono applicazioni di altri prodotti sulla vettura, ma è un semplice lavaggio di mantenimento che andrebbe fatto sui trattamenti nanoceramici una volta ogni 3 mesi. Le protezioni nanoceramiche, ragazzi, possono durare anni e anni se mantenute correttamente. Il problema di queste protezioni è che spesso vengono saturate dai minerali. In primis, andate al lavaggio, non asciugate bene la vettura, vi rimane un film sulla carrozzeria, soprattutto col caldo, e non è neanche colpa vostra, perché quando fa molto caldo il 50% della vettura viene asciugato dal sole immediatamente dopo il lavaggio. In questo momento, ragazzi, voi avrete un film di pochi micron di deposito minerale. C'ho una Vespa, mi sta rompendo le palle, ragazzi, scusatemi, ma ci sono anche gli imprevisti. Avrete questo film molto sottile, perché parliamo anche di un micron di deposito minerale di calcare che voi non vedrete mai ad occhio, ma questo andrà a chiudere la protezione, pian piano a saturarla, e la protezione smetterà di funzionare. Questo non succede solo d'estate, succede ancora di più d'inverno, quando le protezioni nanotecnologiche diventano pigre per colpa del freddo. In ogni caso, tutto questo deposito minerale che noi abbiamo sulla vettura andrà a disturbare, che sia un sigillante, una cera o, su ancora maggior ragione, un nanoceramico, la protezione. Le performance di beading e sheeting caleranno drasticamente e ci troveremo nella situazione di dire: la Madonna, non mi funziona più la protezione, quando in realtà è solamente un problema di saturazione della protezione. La protezione satura spesso viene affrontata diversamente, viene affrontata aggiungendo delle protezioni sul nanoceramico per fare tipo questo effetto sandwich di una protezione che si vada a sovrapporre al ceramico e che funzioni al suo posto. Noi non andremo a fare questo, andremo a liberare la protezione da questo deposito minerale che ci dà fastidio. E qui Labo Cosmetica ha messo sotto copyright questo sistema di lavaggio che vedrete in questo momento con il nome di lavaggio a 3PH. Quindi, ragazzi, iniziamo dal cerchio con quella tecnica che vi ho già fatto vedere per il lavaggio dei cerchi no touch. La macchina è fredda, è già qui da un po'. Vado col mio alcalino, col mio Super Mafrasol 1:15, mi faccio le gomme, i cerchi e il passaruota. Se l'auto non fosse stata fredda sarei partito con l'acido, ma visto che la macchina è fredda posso partire con un alcalino anche molto tosto per il lavaggio cerchio no touch, al quale sovrapporrò il nostro Primus, che è il nostro prelavaggio schiumogeno alcalino. Quindi, ragazzi, in boccia ho il mio Primus diluito 1 a non lo so, ma credo intorno all'1,60-1,80. E per fare la schiuma tendina, ragazzi, citofonate a casa Franco Lazzarotti. Io faccio la schiuma a tapparella perché non sono capace di fare la tendina. No, comunque, ragazzi, ci proviamo. Partite sempre dal basso verso l'alto, sovrapponiamo il nostro prelavaggio alcalino sull'alcalino che abbiamo dato sul cerchio. Thank you.
Nel frattempo che il prelavaggio alcalino agisce, noi ci prepariamo due secchi, ovviamente. Io uso il mio comodo perché è comodo. In uno metteremo una soluzione di acqua e shampoo, ma shampoo che useremo solo per la lubrificazione. Useremo sempre in diluizione 1 a 1000, che è una diluizione che non darà allo shampoo un'azione molto pulente a livello meccanico, ma sempre è uno shampoo estremamente lubrificato. E noi il secondo lavaggio lo faremo con l'acido, perché è proprio l'acido che andrà con la nostra azione meccanica a toglierci lo strato di minerali. Quindi adesso ci prepariamo due secchi, come vi ho detto shampoo neutro, questo sempre, ne basta davvero pochissimo perché entriamo in una diluizione ridicola, una mille, un lubrificante diciamo. E ci prepariamo in una seconda foam gun il nostro purifica, che dovrà uscire sulla carrozzeria 1 a 60. I video riguardanti le diluizioni della foam gun, come calcolarle e come fare tutto il resto, ve li ho già fatti, li trovate sul canale e se riesco ve li linko anche alla fine del video. Comunque abbiamo bisogno di un purifica che esca 1 a 60 sulla carrozzeria. La mia idro diluisce 1 a 15 con questa foam gun, entro 1 a 3 con purifica. Non vi preoccupate che la versione Pro è identica all'altra, di purifica. È solamente che è nelle taniche da 4,5. Quindi, la mia seconda lancia foam è pronta. Tiriamo una bella sgigutata. Andiamo a risciacquare l'alcalino, sempre dal basso verso l'alto. Dopo oltre un anno la protezione è ancora attivissima, non la vedrete attiva sul paraurti anteriore perché è stato riverniciato un mese fa. Il resto dell'auto, come vedete, la protezione è ancora attiva, ma è una protezione che è un po' lenta. Io ad occhio lo vedo, si è rallentata. Quindi abbiamo il nostro Semper diluito 1 a 1000 nel nostro secchio. Ci siamo preparati purifica per uscire 1 a 60 con il nostro acidone sulla carrozzeria. Vado a prendere un bel guanto bello morbido con una bella sgigottata allo shampoo, perché non c'ho voglia di fare il cappuccino, perché l'ultima volta mi sono tutto sbroffato e su Facebook si sono fatti delle risate epiche. Andiamo di acidone, andiamo con purifica che è un acido sicurissimo, ma il mio amato Cromo Brillo farà la sua azione sui cerchi nel secondo passaggio, a cui sovrapporremo purifica. È un acido ovviamente questo non sicuro come purifica, ma è un acido che uccide lo sporco del cerchio in no touch. I love Cromo Brillo. Mettiamo Cromo Brillo anche qua, dai. Ce lo metto dappertutto, ragazzi. Ce lo metto anche negli spaghetti, Cromo Brillo. Vuoi mettere un bello spaghetto al Cromo Brillo? Che libidine. Con quell'acido solforico che, come direbbe Cannavacciuolo, dà la punta di acidità. Quindi, ragazzi, adesso ci dividiamo in base alle dimensioni della macchina. La macchina o in due o in quattro. Questa è una A4. E non la voglio dividere in quattro, perché sennò mi sembra di fare che è una A4 e la divido in quattro. No, a parte gli scherzi, questa macchina la divideremo in due per quello che andremo a fare adesso, che è una vera e propria decontaminazione da minerali. Purificone, acidone. Andiamo a lavorare purifica
con lo shampoo neutro che ci farà da lubrificante. Guardate l'effetto adesso che avremo di apertura sulla carrozzeria. Guardate queste bollicine, vedete? Questo effetto è esattamente l'effetto dell'acido quando rompe la barriera dei minerali. Guarda. Delle belle bollicine. E usiamo purifica sotto, lubrificato con il nostro shampoo neutro. Nessuna pressione. Il nanoceramico ha ancora un effetto seta pazzesco. Dopo il prelavaggio, ragazzi, la carrozzeria è praticamente già pulita, perché con un nanoceramico fatto bene fai un prelavaggio e sei già al 98%. Quindi non avrò bisogno di risciacquare il guanto col doppio guanto ogni 30 centimetri. Diamo una bella risciacquata e ci facciamo tutti i nostri pannelli su cui abbiamo l'acido, così. Teniamoci sulle zone più alte, che sono quelle meno contaminate, anche se su quest'auto è stato ceramificato anche la parte bassa. Ma è solo per una questione di risciacquo, del guanto. E adesso posso passare a questo e farci adesso attenzione, perché abbiamo toccato un'area potenzialmente più contaminata e il guanto adesso dobbiamo risciacquarlo bene. Abbiamo il shampoo, cioè abbiamo il testo. Tanta contaminazione minerale su quest'area si vede tanto. Rifacciamo adesso l'altra metà auto, esattamente identico. Rispruzziamo purifica su tutta questa metà più il posteriore e facciamo la stessa identica roba. Se voleste evitare questo effetto zebra che avete visto adesso, col quale dovete essere abbastanza veloci con il movimento, iniziate dal basso verso l'alto, ovviamente anche col guanto. Possiamo risciacquare. E adesso vediamo come reagirà questo nanoceramico. Velocissimo, ragazzi, velocissimo, con delle belle pallone. Guardate che belle pallone. The balls. E possiamo passare all'asciugatura, ragazzi. L'asciugatura dei nanoceramici si può fare o con i panni o con il blower, che io non ho più, perché il mio blower l'ho dato via, perché purtroppo no, ho problemi di spazio qua. E per fare un po' il detailer, quello figo, ma proprio fighissimo, ragazzi, mi sono preso un soffiatore da giardino che uso anche a casa. Ahimè, i soffiatori da giardino non hanno la potenza del blower, però per darvi un'idea, guardate il ceramico, cosa fa? Oh. Non rimane neanche una goccia. Bene, se io avessi ancora il mio Master Blaster Evolution, quello che avevo prima, il mio blower, questa macchina l'avrei asciugata tutta senza neanche passare un panno, ma visto che non ce l'ho più perché l'ho venduto, per rifinirla, ragazzi, basterà fare semplicemente così. Qua non rimane niente, a parte i vetri che li faremo per ultimi, ma guarda,
non rimane niente, perché l'acqua non riesce ad appoggiarsi sulla carrozzeria, è solamente lì, ma la tiriamo via con niente proprio. Gran bel risultato, ragazzi, la protezione si è ringiovanita, rinvigorita. Abbiamo tolto lo strato di minerali e automaticamente adesso anche il gloss, la brillantezza della macchina è veramente elevata. Cioè, ha un gloss pazzesco, sembra una macchina lucidata 10 giorni fa. Il mio amico se ne prende cura, ragazzi, veramente in modo pazzesco. Anche a livello di manutenzione, con i lavaggi di mantenimento, è un malato. Compra sempre roba nuova, panni nuovi, guanti nuovi ogni 3 lavaggi ed effettivamente, ragazzi, il risultato è notevole. Questa macchina, di difetti in un anno e 20.000 km ne ha davvero molto pochi. E un altro cliente soddisfatto è andato via, ragazzi. Anche se è un mio amico, rimane sempre un mio cliente e anche molto affezionato. Il lavaggio a 3 pH è questo. Il lavaggio per la manutenzione dei rivestimenti nanotecnologici è questo che avete visto ora. Come vi ho detto, ogni 3 mesi sarebbe necessario farlo, ma sarebbe necessario farlo anche su auto che una protezione non ce l'hanno. Perché questo deposito minerale che ti fa questo film proprio sulla carrozzeria ti spegne la brillantezza della macchina e c'è poco da fare. Quando tu fai un lavaggio di questo tipo, l'auto esce di una brillantezza pazzesca e non andiamo a inserire un gloss chimico con dei prodotti tipo dei glaze o degli shampoo con cere. Usiamo semplicemente un acido lavorato con azione meccanica, un acido sicuro, che togliendoci proprio questo film di quei 2 micron che ci spengono questo gloss che noi vorremmo avere dalla nostra auto, così lo risolviamo. E non è nulla di complicato, come avete visto, ci vuole solo un po' di attenzione e un po' di pazienza. Come di consueto, ragazzi, vi mando il mio consueto bacione dal vostro nasello nazionale. Se vi è piaciuto il video mettete like, commentate, condividete, o se no fate quello che volete. Rimane il fatto che un like e un commento sono gratis. Ci vediamo, ragazzi, al prossimo appuntamento. Mi raccomando, statemi bene. Ciao bagai!